Ok, allora noi ci eravamo interrotti esattamente qui. Siamo nel campo base di questi stronzi, praticamente. Non ho idea se il gioco possa finire già in questo episodio o finirà nel prossimo. Comunque, dopo... Chi cazzo è che mi vede? Comunque, da quando... Dal momento che questo gioco sarà... Non ci cre... No, 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 no. Cristo santo. Dal momento che questo gioco finirà... Vi farò, dopo il finale, un video con tutte le mie impressioni, valutazioni, eccetera. Ho fatto una grandissima puttanata a venire qui. No, forse no. Forse è salvabile. Se lo stronzo torna da dove è venuto... Se quello là, questo qua, torna da dove è venuto e... Ok, bene. Fermo. La freccia dovrebbe entrare nel casco. Ok. Li ho fatti incazzare. Veniva da laggiù. Aspettate. Posso salvare la situazione. Posso salvare la situazione. Li ho fatti incazzare, ma posso farcela. Non ci credo! Occhio al perimetro. Ma scusami! Quanti cazzo di colpi subisce quella merda? Non vedetemi! Stronzi! No! Devo usare il mitra. No! Cristo santo! No! Ok, però per ora sono rimasto nascosto, eh. Fermo! Non ci credo. Guarda! Sì, vabbè, questo è ridicolo. Come cazzo ho fatto a mancarlo? Cioè, dai, ma sul serio? Guardate. Adesso vi sistemo io, guarda, eh. Adesso vi sistemo io. Ve lo do io qualcuno con cui giocare, teste di cazzo. Brutto minchione, pure tu. Coglioni, adesso ve lo do io qualcuno con cui giocare. Già liberato? No, e allora lo faccio io. Là! Vai! Prendili! Sì, vabbè, lì sei ritardata, eh. Vabbè, ormai è andato tutto a puttane. L'idea c'era, ma... Il testa di cazzo è rimasto lì invece di muoversi, quindi l'infetto testa di minchia è rimasto lì invece che muoversi. Eli ha tirato la bottiglia dove minchia le pareva invece che dove le stavo dicendo io. E la situazione è andata a puttane. Vabbè. Però non abbiamo subito danni, abbiamo solo perso qualche proiettilino che spero riprenderemo perché questi stronzi a quanto ho visto... esatto. A quanto ho visto però gli stronzi schizzati sono dotati di equipaggiamento che rasenta il militare se non è militare. Allora, in due erano saliti qua sopra, quindi deduco che ci sia roba. Guarda, guarda quanto bello schifo, tutte queste porcate. Però fammi tenere questo. Cristo, sto ancora digerendo, scusate. Potevo usare la revolver che non la uso mai. Non l'ho ancora toccata da quando sono qui. Comunque me ne aspettavo di più in sto campo, eh. Devo dire la verità. Chi è questo? No, fammi fare queste frecce qua. Io ho frecce esplosive, tanto non le sto usando, quindi... No, non le faccio. Ok, bene. Ok. No, vabbè, a sto punto... No, a sto punto le faccio. Una è sempre utile averla. Se devo usarla come surrogato di una granata. Ok, vita al massimo. Lasciala, prenderei se non avessi già qualcosa. Ok, molto bene.
Alla fine, guardate, credo di stare trovando più roba di quella che ho usato. Eh sì, due frecce. Alcol. Sì. È abbastanza rifornito questo posto, come mi aspettavo. Qua dentro c'è di sicuro altra roba qui. Si può andare? Non lo so. Tentiamo. Ok, perfetto, è chiusa. Molto bene, molto molto bene. Meglio che sia chiusa. Così io posso rovistare qui. Allora, di sicuro si va avanti passando per di qua. No, niente, vado a vedere il banco da lavoro per le armi e poi dopo andiamo avanti. No, però sul serio, mi aspettavo più gente qui dentro. No, aspetta! Ho mancato dell'esplosivo! Torna indietro! Così, bene. Adesso sono contento. La stabilità per la revolver io la farei, eh. Non so, però. Non ne ho idea, ragazzi. No, mi sa che faccio la stabilità per la revolver, perché dai, poverina. È l'arma che è rimasta più. Cioè, con una mira ridicola dopo lo shotgun, ma lo shotgun va anche bene perché, cioè, devi farli avvicinare. Con la revolver no. Anche a media distanza la revolver spinge. Fate vedere adesso. Ma non mi sembra che sia cambiata di molto la situazione. Comunque. Ah, è qui sopra che non ho guardato. Non avevo visto sca sta scala. Ecco, guarda, parti di armi. Non credo di poter fare altro, però per sicurezza dopo giù ci ritorno. Guardate quanta roba che stava mancando. Porca puttana. Guarda! Colpi per la pistola, colpi per la revolver, tutto! Adesso tutto! Oh Gesù! Cristo, quanto ben di Dio! Cos'è? Perfetto. Madonna santa, quanta roba. Oh, ecco come farmi felice. No, non posso fare sicuramente nulla, eh. Però per sicurezza ricontrollo. Metti che posso fare l'ultima cosa per la semiautomatica. Non posso. Ma dai, 16, non posso fare niente con 16 parti di armi. Ok. Andiamo avanti. Siamo. Ok, al massimo. Siamo vicino a. Siamo vicino al campo base di questi stronzi, eh? Anche perché non so esattamente che posto sia questo. A occhio direi un semplice avamposto. Però è ben difeso, quindi. Vabbè, dai. Ne faccio un'altra giusto perché sto trovando risorse a calci in culo. Altrimenti non l'avrei fatta. Non so. Non so se rialzarmi o meno perché da quando siamo venuti qui Ellie ha abbassato la testa, cioè da sola, io non le ho dato nessun comando, quindi se fosse un qualcosa di gioco per aiutarci io non ci sputerei sopra. Anche se sinceramente non so dove guardare, cioè. Ah, vuoi vedere che devo passare semplicemente così? Infatti, mi sembrava. Guarda! Qua c'è tanta gente! Esatto. Ci stiamo avvicinando. Qua c'è un. Cazzo! Chi è? Chi è che mi vede? No, qua è pieno. Qua è pieno. Allora, ricordiamoci, per quelli con il casco usiamo le frecce. Magari non quelle esplosive, eh! Che l'ultima volta è stato con. Ecco, guardate, le ho già inserite. Usiamo quelle normali, va là. No, non so da dove cominciare. Tra un po' ve la fumo pure l'erba, dai. Fanculo tua madre, come ho fatto a mancarlo? Come ho fatto a mancarlo? Dai, è ridicolo. Iniziamo già con le cose che mi fanno incazzare a bestia. Ne ho presi due con un colpo.
No? Non lo so. Dai, un colpo di fucile non è bastato a... Fanculo tua zia puttana, anche tu. E invece sì, cretini. Dammi sto cazzo di fucile. Dove siete? Eh? Avanti, sacchi di merda, avanti. Quello era un infetto, avrei potuto liberarlo. Dammi il pompa. Di qua. Un po' di roba. Tieni a bada tua zia. Dai, vieni fuori, vieni fuori. Bravissima. E invece sì. Complimenti. Hai vinto un posto in paradiso. Dimmi che avevi munizioni. Sì, speravo in qualcosa di più, ma va bene anche così. Ricarica da brava, Ellie. E dato che lo sto dicendo da 2 ore e mezza, dammi la revolver. Allora ne vedo uno lì. Sì, non è bastato un colpo di revolver. Cos'è? Chi è che vuoi ammazzare? Ammazza tua nonna, ammazza. Guarda, vedete? La revolver alla fine spinge anche a distanza. Poi vabbè, un headshot è impossibile. Però... Vedete? Un headshot è impossibile, ma... Ci si può sempre... Dai, cazzo! Mirare il corpo! Gesù Cristo! Chi è che è un maiale? No, non capisco che cazzo dicono! Cosa cazzo state dicendo, ubriachi di merda! Affanculo, affanculo. Oh, finiti anche i colpi, bene. Aspettate che qua dentro c'è di sicuro gente. Omae wa mou shinde iru. Nani? Fanculo. Dammi il tuo nastro adesivo. Fermala! Vedi, ve l'avevo detto che c'era gente qui. Dai, vieni fuori. Avanti. Lo so che sei qua. Sì, vabbè. Non è qui? Dove cazzo... Ma dove cazzo l'ho vista, quindi? Era qui, ve lo giuro! Fanculo! Ma quanto cazzo vi ci vuole a crepare, dementi? Leva il silenziatore, prendili a botte di 9 mm... vabbè. Cristo, corri, 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 corri! Ce n'è troppi lì, ce n'è troppi! Sì, qua ce n'erano... un casino di stronzi. Ovviamente mi sono fatto beccare subito, no? Che io sia un coglione non è una cosa nuova. Cristo. Avanti, signori, avanti! Cazzo, ma da dove è arrivato? Sì, vabbè, no, sono troppi e tutti corazzati. Però un colpo di fucile, dai, usiamolo. Già che c'è. Ecco, infatti, mancato. Fanculo. Colpa tua, pezzo di merda. È colpa del tuo proiettilino del cazzo. Che mi ha fatto distrarre. Sì, vabbè, non lo beccherò mai così. Che cazzo continuo a provare, poi. Ciao, figlio di puttana. Zack è morto. Oh, cazzo, un fucile a po... sì. Come cazzo hanno fatto i pallettoni a penetrare attraverso i sacchi di sabbia? Questo non si sa. Guarda. Mi hai rotto i coglioni. Ti do anche un premio. Sì, dai, se vieni qua ti lascio un regalino. Il tuo premio per avermi rotto i coglioni. L'ho diviso in due, Cristo. Guardate. C'erano i pezzi di questo stronzo sul soffitto. Non fermarti ora. Figli della merda. Toh. Vedete, alla fine ho fatto bene a crearmi le frecce esplosive. Ah. Oh, piccolini. Così quasi una freccia esplosiva gliela tirerei, però ho poca roba, quindi... Beh, che sto posto è anche più grande, quindi... Ah no, guarda, ne ho trovata una. Quindi mi è andata male, ho trovato una freccia. Sì, però così sono troppo vicino e esplodo anch'io. Salve, allora, se state fermi pongo fine alle vostre sofferenze. Cioè, guardate, disintegrati, è bellissimo. È bellissimo. Distrutti completamente.
Cristo santo, io adoro le frecce esplosive. Peccato non averle usate prima, alla fine non sono troppo utili, cioè sono belle per divertirsi, ma sono anche poche. Cioè, puoi usarle come surrogato delle granate, ma la cosa finisce lì. Boh, vabbè. Allora, c'è un piano di sopra lì. Quindi. Ce n'è ancora? No. Chi cazzo è? Guarda! Non ci posso credere, ce n'è un altro. Non erano finiti. Due! No. No, 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 voi volete rovinarmi, voi volete finire di rovinarmi. Niente No, qui. no, 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 cioè. Guarda! Devo usare le frecce, devo usare le frecce. Voi volete finire di rovinarmi. Ma questi non c'erano prima, sono apparsi adesso. Questo lo becco alle spalle, dai. Vediamo di non far soffrire il poco equipaggiamento che è il cazzo, becco alle spalle. Sì! Complimenti! Ti sei guadagnato anche tu un posto in paradiso, ritardata! Almeno mi hai dato due cartucce, però. Non sei stata inutile. Ho perso metà della vita, quindi. Oh, bene, questo mi piace. Ho perso metà della vita, quindi adesso. Ecco, qua ci sono un po' di proiettili, vedi? Questa è una parte che mi salva un po' le chiappe. Ecco. Così mi piace. Allora, dov'è che l'avevo trovato? Ecco, perfetto, qua il kit lo usi. Poi, se non ne arrivano altri, Cristo santo, prendi sto kit e siamo a posto. E ci abbiamo guadagnato solo dei proiettili. Quindi va bene, però io mi ricordo di aver sparato anche a gente in alto, quindi ci deve essere qualcosa che porta in alto. Qua ho già controllato. Qua? E al massimo, vabbè. Se non ne trovo. Ah, ok, perfetto, questo porta al piano di sopra, molto bene. Ecco, ecco qua. Allora, se troviamo le cose anche così lentamente a me sta bene. L'importante è che le stiamo trovando. Ecco qua. E ora ho un caricatore. Torna dentro perché. Ora ho un caricatore. E questo mi piace. Mi piace un bel po'. Qua che c'è? Ok. Ah, questo cos'è? Jenny, ti mando del manzo, dei pompelmi e delle patate che ho appena ricevuto. Catturare quei randagi è pagato. Il raccolto non è mai stato migliore da quando siamo qui. Assicurati che mamma riceva le parti più grasse. Era troppo deperita l'ultima volta che l'ho vista. Ok. Niente di che. Oh, bene, molto bene. Più colpi abbiamo, meglio stiamo. Più colpi abbiamo, meglio stiamo. Fucile a pompa. Bene. Qui. Perfetto. Perfetto. Qua? Gente morta che può darmi munizioni? Potrebbero, ma non hanno voglia. Quindi. Ok, perfetto. Un colpo di fucile in più può fare la differenza. E qua sono serio. Questo? No, già trovato il coltello. Va bene, andiamo avanti. Per andare avanti si va di qua. Aspettate! Me lo sono sognato? No, però era al massimo, quindi non ci interessa. Occhio perché non so quando e quanti ne potranno arrivare. Ah, ce l'ho il silenziatore. Bene, mettilo. Cerchiamo di salvare qualcosa. Guarda, guarda! Lo sapevo! Aspetta, non. Alla torre! Torna indietro. Devo trovare un posto dove. Devo capire da dove arriva. Ok, arriva di là. Devo capire bene da dove. Spero di riuscire a farla stealth perché. Cristo santo. Non lo so, eh.
quanto resisterei di nuovo a uno scontro a fuoco. Soprattutto qua che, cioè, le coperture ci sono, però possono arrivare da qualsiasi parte. Allora, quello là è il casco, a quanto vedo. Dammi l'arco. Cosa? Ah, beh, vabbè. Oh no, era una tubatura della minchia. Aspetta, 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 aspetta. È che io entrerei qui dentro, ma non so se sia una... Ma scusami, io come lo becco? Cioè, guarda. Cioè, non ci posso credere. Cosa diavolo faccio? Allora, ce n'è uno qui. Questo sta per scendere. O no? È che non capisco i loro giri quali sono. Ok, allora, uno è qui. Va bene. Adesso devo capire dove vuole arrivare. Ok, viene qua. Ce n'è anche bisogno dell'arco se vogliamo, perché... Avanti. Perfetto. È uno. Bene, uno di meno. Pessimo, pessimo. Mi hanno quasi beccato. Chi è che mi vede? Poi, chi cazzo è? Ma chi? Guarda! Non Dietro ci... al tavolo! Sì, dietro al tavolo. Veniteci dietro al tavolo. Vi accolgo a braccia aperte e a calibro 12 spianato. Dai, non gli ho fatto un cazzo. Non gli ho fatto un cazzo! È incre... Guarda! In campana! Tua mamma! Cole è morto! Dai! Venite fuori! Guarda! Ma lo vedete che arrivano da tutte le direzioni? E adesso che faccio? Pezzo di merda! No, che cazzo fai, Ellie? Guarda! Fanculo, tua mamma, puttana zoccola, to! Per fortuna che l'ho visto arrivare, altrimenti ero morto. Via d'uscita! Sì, a parte sparare. Quindi siete fottuti. Andato. Tuo amico è morto, quindi non so quanto tu riuscirai a fare contro una revolver. Avanti, avanti. Ce n'è altri? Sì. Guarda, con la zia puttana. Con la zia puttana! Toh! Via! Perfetto. Questa cosa mi ha salvato la vita. Preso. Avevo la mira spastica, lo so, anch'io mi chiedo come ho fatto a colpirlo. Però ce l'ho fatta e questo è l'importante. Sì, a meno che non ti trovi prima io. Ah, cretino. Che palle, sono partiti due colpi. Bene, allora, siamo sopravvissuti e ne siamo usciti anche meglio di quanto pensassi. Qua dentro ci sono di sicuro scorte, va bene. Madonna, eh. Non è facile, non è facile. Però ce la stiamo facendo. Questo, ok. Ah, niente, per il resto... Dammi l'arco, cioè. Ma vedete che. Ma non so. Ma secondo voi sono io che sono. Sono io che non sono capace? Vabbè, a sto punto sta roba a falla. Cos'è? Non ci cambia niente. Cioè, ditemelo nei commenti. Se secondo voi sono io che non sono capace. Che vabbè, va bene. Oppure questa cosa si sarebbe potuta fare stealth. Perché io credo di no. Cioè. Ma questo è molto più utile di frecce esplosive. Non so,
Ditemi voi, accetto qualsiasi tipo di cosa che scriviate nei commenti. A patto che sia una critica costruttiva, altrimenti vi mando a fare in culo con nonchalance. No, cioè, ditemelo sul serio. Secondo voi si poteva fare stealth questa cosa? Oppure sono io che... cioè, o non si poteva o sono io che non sono capace. Ditemelo perché sul serio, sono curioso. Però se mi dite che sono io che non sono capace, voglio che mi dite anche dov'è che avrei potuto migliorare per non farmi beccare. Perché se no... se no non so quanto riesco a prendere sul serio quello che avete scritto. Prendetevi 2 secondi e aprite la sezione commenti, dai, che poche volte mi scrivono nella sezione commenti. Ah, vorrei ringraziare un ragazzo di cui non ricordo il nome, che praticamente da una settimana, forse un po' di più, ah no, allora, una settimana da quando lo sto registrando questo video, ma da quando lo vedrete anche 2 settimane, tutte le volte che pubblico un video, prima cosa che scrive, ciao, bel video. Ok, almeno la sezione commenti non è tutta desolata. Grazie, chiunque tu sia. Aspetta, voilà. Lo so, sono paranoico, ma voglio controllare. Ecco, vedete, questo non l'avevo ricaricato. Sono paranoico, ma voglio controllare tutto. Aspetta, si passa di qua? Sì, allora noi andiamo di qua. Che non c'è nulla, ovviamente. Però, tanto valeva guardarci. E questi chi sono? Oh, Gesù, salve! È lei? Brutta stronza. Allora, non so chi siano questi che si fanno chiamare serpi, però glielo concedo, sanno combattere. Sul serio. Ho preso le chiavi. Apri la porta. I fucili. Veloci. Vieni. Se questi ci si rivoltano contro, però siamo morti. Fermi. Dov'è Abby? L'hanno morsa. Indietro. E io passa quella cazzo di arma. Ehi, ehi, ehi. Ehi, Abby è scappata. È giù ai pali. Ai pali? Scendi in spiaggia. Non puoi sbagliare. Tanto sarà già morta. Questo lo vedremo. Andiamo. Ah, tranquilli signori, vi ho spianato io la strada. Beccherete solo i rinforzi, ma per il resto sono morti. Ellie non è nelle migliori condizioni possibili, eh. Detto di scendere in spiaggia, la troveremo, dai. Abby. Abby. Dai, Ellie, ci siamo quasi. La spiaggia non può essere lontana. Abbiamo fatto anche piazza pulita di questi stronzi, perché... Benissimo, sono impegnati con i prigionieri. Forse penseranno che quei campi li abbiamo ripuliti, cioè non li hanno ripuliti loro invece che noi. Vabbè, non è più un nostro problema. Cazzo. A meno che non dovremmo tornare indietro. Ah, alla spiaggia. Non sarà lontana, dai. Ho messo tutto a ferro e fuoco, eh. Ok, questa è sabbia, quindi siamo vicinissimi, in teoria. Avanti! Spiaggia. Spiaggia, spiaggia. Cazzo! Su una cosa avevano ragione. Non possiamo sbagliare. Eh sì, mi sa che sono questi i pali. Ma Abby chi è di tutti questi? Abby. Ah, mi sa che è quella lì. È lei, no?
Sì, è lei. Non ha ancora visto chi siamo. Sei tu. Ah, c'è anche Lev. Abby. Ti aiuto. Ti aiuto. Le barche sono di qua. Sì, ucciderla in questo momento è un po' da vigliacchi. Se vogliamo... Sì, vabbè, siamo tutti e tre malandati, eh. Quindi lo scontro sarebbe alla pari, però dai, cioè... Adesso no. Aspettiamo almeno che abbia appoggiato Lev, poi vediamo come vogliono risolvere la cosa. Perché in un modo o nell'altro questa cosa, cioè i conti si devono chiudere. Cosa fai? La lasci andare? Cioè... Non... Io non la lascerei andare, ecco, per quanto la cosa possa essere umana e tutto quello che vuoi. Ci siamo fatti il culo a venire qui, siamo anche feriti e non siamo messi benissimo. Se dobbiamo proprio crepare, almeno prima finiamo questa cosa. Quindi questa cosa finirà così, corpo a corpo. Non voglio combattere. Devi invece. Lui non c'entra. C'entra per colpa tua. E anche questo è vero. Sì, però noi abbiamo un coltello. Vabbè. Sì, noi abbiamo un coltello, però Abby di base è più forzuta. Quindi diciamo che può anche andar bene. Va bene! Vogliamo risolverla così? La risolveremo così! Dai, avanti! Cazzo, questo deve far male. Signori,
E ora, il cazzo, dai. Vabbè, schiva e attacca. Alla fine lo schema è quello. Vieni avanti tu, brava, brava. Abby, mi è piaciuto usarti come personaggio, detto sinceramente, però questa cosa doveva finire. E dai, 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 dai. Niente più coltello. Ce l'avamo quasi. E lei non è uscita benissimo. Siamo tutti e due trasandanti e... trasandati e malandati. Aia, questo faceva male però. Ehi. Aia. No. Vabbè, ma non riesco ad attaccarla. Toh, toh. E uno, e due. Dai, fai da sacco da box, Abby. Cristo, per un pelo. Cazzo! Ma le ha staccato due dita! Quindi? Sì, lei ci ha perso due dita. Cioè, quindi lei se ne va? Ma sul serio? È finito così?
Non c'è più niente qui dentro. Se n'è andata. Se n'è andata. Guardate, ne avrei così tanta da dire. Però ho detto che dopo questo video, perché dai, se il gioco non finisce qui, non capisco come diavolo possa ancora andare avanti. Dopo il finale faccio un video con le mie impressioni. E poi ovviamente dopo le mie impressioni vi faccio avere la compilation, come ogni serie che dura abbastanza per averne una. Sì, però dai. Oh. Aspettatevi un video, non so come dire, condito, per quando dirò le mie impressioni su questo gioco. Cioè, lei se n'è andata, ha lasciato la roba di Ellie. Allora, io non so suonare la chitarra, non ho mai suonato una chitarra, ma occhio, con due dita in meno non dovresti riuscire, non lo so, eh. Dai, non mi ricordo più come si fa così. Sì, infatti non suona più come prima. Cosa bevi? Caffè. Dove l'hai preso? Da quei tizi della settimana scorsa. Oh. Non ho il coraggio di dirti con cosa l'ho scambiato, ma non è male. Potevo gestirlo io, Seth. Sì, lo so. E smettila di tormentare Jesse per le mie pattuglie. Ok. Dina. È la tua fidanzata? No. No, lei è stato solo un bacio. Non significa niente. Non so perché l'ha fatto. Però ti piace.
sono una stupida. Senti, io non lo so che intenzioni abbia quella ragazza, ma so che sarebbe fortunata ad avere te. Sei proprio uno stronzo. Non sto cercando. Sarei dovuta morire in quell'ospedale. La mia vita avrebbe avuto un cazzo di senso. Però tu me l'hai impedito. Se il Signore mi concedesse di rivivere quel giorno, lo rifarei. Rifarei lo stesso. Non credo che potrò mai perdonarti. Ma mi piacerebbe provarci. Ci spero. Si vede in giro. Certo. Quindi, signori, questo gioco è finito. Per portarlo ci ho impiegato intorno a un paio di mesi, credo. Forse un po' meno. No, un mesetto? No, non me lo ricordo più. Facciamo un mese e mezzo e siamo tutti contenti. Comunque, a questo punto io interrompo qua. Se si potesse saltare i titoli di coda sarebbe fantastico. Però io non ho idea di come e se si possa fare. Ah beh, sì, torna al menu principale. Quindi io, che è sta roba? Ah, ok. Sì, va bene. Non credo che lo farò comunque. È carino anche il fatto che lo sfondo così sia cambiato. Prima era diverso.
io vi saluto e gli ultimi due video che avrete su questo gioco sono il prossimo, che credo durerà non più di una decina di minuti, con le mie impressioni, che non so quando farò. E poi dopo vi faccio avere la compilation, così vi fate due risate, vi pisciate da ridere e tutto quanto. Io vi saluto e la prossima serie che porterò, credo, cioè sì, sarà la storia di GTA 5. Vi dico ciao ancora e ci si vede, ragazzi.